Beh, ci dovrebbe essere. Allora ti invito. Ci siamo? Vai. Oh, abbi pazienza, eh. No, vai tranquillo. Ho dovuto Come va? installarlo sul telefono perché il computer mi si è bloccato. Non funziona molto bene, purtroppo, il computer. No, infatti mi si è bloccato perché ti vedevo a scatti. Ho detto, guarda, a posto, si comincia bene. No, purtroppo anche io volevo farlo all'inizio col computer, ma poi dopo laggava troppo. No, no, va bene, va bene. Oh, sono citato, eh. Però ci si prova. Vai tranquillo, tanto parli davanti alla fotocamera, tutto sommato. Ti sento un po' a scatti, ma insomma, guardiamo di farcela. Al limite vado fuori, eh. Prendo un po' d'acqua almeno. Eh sì, infatti, quello sì. Ora però devo levare. Devo guardare come leva le notifiche. Vabbè. Vai, ci siamo. Guardiamo Vai. quello che viene fuori. Ci dicono nei commenti. Hai timbrato in ritardo, Ale? Quello come sempre. La mia prima gara ho timbrato in ritardo. Ero con l'Enrico Capita. col Bertucci Enrico timbrato in ritardo, la prima gara. No, Succede purtroppo, un'esperienza. infatti per me è la prima esperienza questa, eh. Infatti, come ti Vabbè, contesto, ho timbrato in ritardo. quando ci sei si può iniziare. Vai, proviamo. Perfetto, la prima domanda che ci è stata fatta è una classica, come ti sei appassionato al mondo del rally? Allora, diciamo che la prima volta è stata quando avevo 5-6 anni, il mio zio mi portava a vedere rally, ho visto il fine prova di Vagli, diciamo la prima macchina con l'adesivo l'ho vista a fine prova Vagli e dentro di me è scattato un po' un vulcano e avevo già capito che insomma era il mio mondo, però avevo un po' i genitori contrari a quel tempo lì. Infatti, se non era lui a portarmi, non potevo andarci con nessun altro. E niente. Diciamo che poi, gli anni dopo, il mio zio non mi ci voleva portare e quindi aspettavo il trasferimento sotto casa, in Filicaia. E io facevo le foto alle macchine che passavano sotto casa. Ma avevo la citazione di non poterci andare sulla prova speciale. Poi, diciamo che col passare del tempo, alle medie, passava al trasferimento per andare sulla partenza a Vitoio, a Camporgiano. E la bella esperienza che le professoresse ci portavano lì sul lungostrada a vedere il trasferimento. E diciamo che la passione è nata un po' così. Poi diciamo che quello che si faceva noi da piccoli, che non ho più visto nei giovani di oggi, quando c'erano le ricognizioni si fermavano le macchine con le R per farci l'autografo, ma non l'ho più riscontrata questa cosa qui nei giovani di Purtroppo oggi. E il giovane di oggi sta calando il rally. è vero, Cresce è sempre di più il calcio, vero. purtroppo. Questo è veramente una cosa brutta. E noi, cioè io diciamo, quando ero piccolo, non si vedeva l'ora, di fare queste cose. Ci si preparava settimane prima, mesi prima, e niente, si saltava la scuola per andare a vedere ricognizioni, rally, quello. Vabbè, Però quello è successo. sì, però non vedo questa passione dei giovani di oggi, quello sì. E diciamo che era il mio sogno fino a che poi dopo a 16 anni ci andavo a vederli da me, fino a che non ho preso la patente, diciamo. E però la passione era immensa. Sì. Ho 16 anni ingarellati per andare sulle prove. Sì, ma poi tendate, grigliate,
teste più che altro. È da dire che la migliore atmosfera RL è pubblico. Anche la migliore atmosfera RL, oltre alle macchine, è il pubblico e anche il pre-rally, che c'è gente che fa. Quello è vero. Io diciamo che quel ricordo lì lo porto nel cuore perché mi sono divertito tanto. E diciamo che la passione mi è nata piano piano così tanto anche. Piano piano crescendo. Piano piano. Poi, un'altra domanda molto centrata è stata: raccontaci della tua storia realistica. Qui è un po', diciamo, un po' una storia strana. Perché io nel 2006 ho preso la patente, volevo fare la licenza subito, però sfortunatamente non ho potuto prendere la licenza subito, quindi l'ho presa a 19 anni e mezzo. E io dovevo fare la prima gara Ciocchetto 2007 con la Clio N3, ma non mi hanno accettato iscrizione. Quindi già lì ero arrabbiato, ero deluso perché insomma ci tenevo tanto. Ho preparato il ciocco l'anno dopo, 2008. Partivo con l'Enrico Bertucci con la Clio N3. La prima prova speciale è stata lo spettacolo dentro al ciocco in notturna. Diciamo che è stata un'emozione bellissima. Sono arrivato a fine prova, piangevo come un bimbo di 5-6 anni da quando è partita la, diciamo, la passione. E niente, un po', diciamo, l'adrenalina, un po' il tutto il contesto. Poi niente. Portato la macchina in parco chiuso la mattina, subito primo CO pagato, perché l'emozione è quello che ti dicevo prima. Poi diciamo che quella gara lì non è finita proprio benissimo. Fatto il primo giro, poi è successo quel dramma di quella donna sulla prova di Vergemoli. E dopo niente, mi è stato reso la gara del Lucca, sono partito sempre con Enrico e poi da lì ho comprato la macchina per conto mio, diciamo, ho fatto le prime tre gare col 106 di proprietà e poi sono stato fermo, diciamo, 4 anni perché c'avevo da rifarla, perché anche quello l'ho sempre fatto di tasca, quel lavoro lì, e quindi soldi era quello che ci potevo buttare. E poi niente, nell'anno 2011 ho fatto 10 gare, ho fatto, diciamo, il trofeo di zona, il trofeo Gilucca, e poi facendo, vabbè, iniziando col ciocco, ho fatto rally come gli Abeti, Val di Nievole, siamo andati a Reggello, Alta Val di Cecina, si è fatto, diciamo, i rally della Toscana si è fatti tutti. E nel 2012 anche, no, 2011, trofeo Gilucca, trofeo per rally, ho vinto l'N2. Sì, anche l'anno nel 2012 ho fatto 9 gare e poi dopo sono stato un po' fermo, un po' ho fatto 2-3 gare l'anno, anche perché tirando fuori i soldi di tasca dopo, rifacendo la macchina e tutto, è una bella spesa. E poi niente, dal 2017 mi è nata la prima figliola, 10 giorni fa mi è nata la seconda, quindi sempre meno. Però diciamo, però che tramando alle figliole la passione, speriamo. Però ti dirò una cosa, io sono molto contento di quello che ho fatto, e anche se non ho ambito poi a grandi cose, mi sono divertito con quello che ho fatto, quello sì. Però diciamo che nel contesto
quello che mi sono, il mio sogno, l'ho realizzato. Sogni tutti, penso, di molte persone qui in Garfagnana. Quello sì, quello sì. E poi diciamo che la mia famiglia mi ha dato una mano. Quando è cominciata la passione l'avevo contro, ma quando poi dopo sono entrato nel meccanismo, hanno capito la passione che avevo e devo ringraziare mamma e papà perché mi hanno dato veramente una gran mano. Vedo sempre. Visto si parla di rally, qual è stato il più bello a cui hai partecipato? Ascoltami allora. Si gioca in casa. Diciamo per il rally in assoluto il Ciocco. Per me è quello che lo porterò sempre nel cuore. Però un'altra gara bella a cui mi sono promesso che vorrei ripartecipare, gli abeti alla Betone, San Marcello Pistoiese, e quello lo porto nel cuore perché l'unica volta che l'ho fatto l'ultimo anno che era IRC, quindi grande gara, veramente 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 bella, però nel cuore porto il ciocco in assoluto. Correrai nuovamente al Ciocco, al Tirelli? Allora, io diciamo ho in mente il Ciocco perché, vabbè, a parte sono già iscritto quest'anno, non siamo partiti per ora, però sono già iscritto, quindi partire sì, e almeno partire. Sì, e poi insomma speriamo di quest'anno di avere un bel programmino, sempre che virus permettendo. E speriamo purtroppo di quell'incognito. Sì, speriamo che passi tutto nel migliore dei modi, però un bel programmino sarà fatto, via, diciamo di sì. Ce lo vuoi spoilerare? Ascolta, per ora gioco, poi guardiamo più avanti. E abeti forse. Abeti, dai. Dipende la macchina, dipende com'è la macchina. Sì, dipende anche dai danni più che altro. Perché ultimamente è che è sempre andato bene, ma insomma, dai. Diciamo anche virus permettendo e danni permettendo di andare avanti. Il rally a cui vorresti partecipare ai tuoi sogni qual è? Il mio sogno in assoluto è il Monte Carlo. E ti dirò una cosa, e non ho vergogna a dirlo, non ho mai visto una gara di mondiale dal vivo, e mi piacerebbe partire a Monte Carlo, quello sì. Non passò il Ciocco qui il mondiale? Non passò un anno il Ciocco qui il mondiale, lo fecero 92 mi sembra, no, ma ero piccolo forte, io avevo 4 anni. Tuo zio? Non me lo posso ricordare. Però ti dirò, anche in R1, R2, classi minori, però mi piacerebbe partecipare a Monte Carlo. Bello il rally. Quel rally più acclamato di tutti. E poi deve essere un'atmosfera veramente bella. Vedendo il video e immagini, perché ripeto, non ci sono mai stato. Però deve essere qualcosa di bello. Organizziamo un tour e andiamo tutti a vedere una gara VRC. Non ho capito, scusa. Organizziamo un tour e andiamo tutti a vedere una gara VRC. Quello sì, però se si va via tutti insieme non si torna, il problema è quello. E quando si va via si fa festa a modo, No, dai, però sarebbe bello. Io mi piacerebbe organizzare un pullman tutti insieme e andare a vederlo. Lo scorso anno sono andato in Sardegna io a vedere il mondiale. In Sardegna anche deve essere qualcosa di bello. Sono più ferri, nel mondiale sono più ferri sulle distanze, dalla strada. Sì. Le regole devono rispettare.
Sì, diciamo che rally su terra mi piacerebbe correrlo, quello sì, perché deve essere un'emozione unica. Mi hanno detto che chi ha fatto il terra poi dopo, chi è tornato sull'asfalto ha detto no, è un altro sport. Però mi piacerebbe, quello sì, è un altro day. Valutiamo, dai. Quello poi piano piano. Visto che si parlava della macchina di arrivare in fondo dei danni, qual è stato il tuo più brutto incidente? Allora, diciamo il mio peggiore incidente è stato a Rally Camaiore 2009. Prova di Gombitelli, 8 chilometri dalla partenza. Ho distrutto una macchina, ma distrutta, mi c'è voluta la scocca e ho salvato, diciamo, il serbatoio, il cruscotto e un sedile. Ho troncato anche il cerchio di scorta con macchina. Partivo col Paoli, Rolando, che saluto, e l'ho fatto anche smette, poveraccio. Però diciamo che lì è stata una bella botta, nel senso che mi ha segnato tanto. E prima di rifidarmi di fare un accenno o una 5 chiusa dove non vedo la parte di là in pieno, mi ci è voluto 10 gare. Perché ti segna. Diciamo che la nota a cui ricordavo che lui mi urlava rosso accenno destro, poi quando la curva l'avevo fatta, poi dopo ho preso il brecciolino, c'era un mucchio di sassi, ma fatto a trampolino, e ho fatto 8 cappottoni senza toccare terra. Ah, brutto. Ho tagliato due nocelle a 2,5 metri d'altezza. E poi la sfortuna che era di notte. Quindi nel primo impatto è scoppiata la batteria, quindi mi è andata via la fanaliera, mi è andata via i fanali e poi mi era scoppiato il vetro avanti. Quindi anche se è un secondo, quel secondo dura una vita, perché non sai quel che ti entra in macchina. Però diciamo che da lì in poi grossi grossi botti non ne ho fatti, è stato l'unico, via. Sì, uscite di strada, ma mi sono appoggiato, diciamo, a una pianta o dentro una cunetta, ma se no, uscite grosse è stata quella lì e basta. E spero che sia l'ultima. Speriamo. Sì, la migliore macchina da rally che hai guidato? Che ho guidato? Allora, per me è il 106 N2, perché è quello che me lo son portato avanti negli anni e in tutti gli anni che ho corso. Però le prime due gare l'ho fatta con la Clio N3, signora macchina. Però difficile per chi non ci sta sopra. Macchina molto difficile. Però ti dirò, gran macchina Clio N3, però io nel cuore il 106 N2. Invece la migliore che non hai mai virato? Allora, ti dirò, io mi hanno sempre insegnato a stare coi piedi per terra e sì, sognare, però sempre prima di prendere delle delusioni, ho sempre ambito sempre a meno. E diciamo che la macchina che mi piacerebbe e che non ho mai guidato è il 106 Maxi, il K10. Tanto più su, so che è una spesa e non puoi mai dire mai nella vita, però il mio sogno sarebbe il 106 Maxi. Piano piano ci si arriva. Sì, ci si arriva, sono spese, però io spero un giorno di arrivarci lì. È il mio sogno più che la macchina che non ho guidato.
Sogno di tutti, penso. Penso di parecchi, perché poi è una macchina che è veramente tanta roba. Io sono riuscito, ma neanche a metterci a sedere il culo sopra, parlando male. Però vederla da dentro, da vicino, è un aeroplano. Per me è il top. Cioè, a me, diciamo che le macchine in più che mi piacciono, che mi garbano, sono le K10, K11, sai, l'R5 o RC scontato. Non c'è più la manevolezza del pilota, tutta no, elettronica. È come le URC meccaniche, era un'altra cosa, troppa elettronica ora. Fa tutto lei e nulla il pilota, quasi. Infatti, però, per l'amor di Dio, io mi dispiacerebbe guidarla. Sono convinto che una Skoda R5 non mi riesce neanche a metterla a moto. Quello, però, sai, anche lì sono macchine che secondo me c'è da starci sopra. Più ci stai sopra, più riesci. Chi è il tuo idolo in assoluto nel mondo dei piloti? Sebastian Loeb, sempre stato il mio idolo. Sì, in assoluto. Sì, no, e poi come, cioè, io lo vedo anche, ripeto, video, perché io non sono mai stato al mondiale. Umile con la gente, veramente, come io ho avuto l'opportunità, Franco Cunico, come persona umilissima, veramente una gran persona, perché vai all'assistenza, foto con bimbi, foto, e quello è quello, il bello del nostro sport, che bisogna, anche se uno ha la tuta, anche se corre, bisogna sempre stare con i piedi per terra e essere sempre buoni con le persone, sempre. E quello è una cosa che secondo me non l'ho conosciuto di persona, ma mi piacerebbe tanto conoscerlo. Anche non sei l'unico, penso. Penso in tanti. Visto che ora sei diventato, visto che ora fai parte di un team di Seven Speed Racing, potresti raccontarcelo? Allora, sì, diciamo, prima di essere un team siamo una grande famiglia, siamo una grande amicizia e devo dire che mi ha fatto riaffiorare tanta passione questa cosa, perché è stato poi una cosa nata dal niente, quindi diciamo che sono è un insieme di passioni, diciamo, questa Seven Speed Racing, che poi siamo un insieme di amici, via, diciamo. Da dove è nata l'idea? Allora, questa è Ganza, questa idea qui è nata, diciamo, che mi ha chiamato Lerico, il Bertucci, ha costruito la macchina e la prima gara ha voluto fare il Val di Nievole l'anno scorso, 2019. Mi ha chiesto per telefono se potevo andargli a fare assistenza insieme a Marco Monini e Riccardo Mariotti. E gli ho detto sì, va bene, non c'è problemi, era già un po' che ero fuori dal mondo del rally e quindi volevo un po' ripartire, visto anche col discorso famiglia, cercare un attimo di avere anche il mio spazio. E ho accettato, ho preso la macchina, ho il carrello, li ho portata giù e ci siamo trovati che siamo arrivati su prima io e Enrico e diciamo che bisognava aspettare Riccardo e Marco e
alle 8 la sera già è venuto in mente di andare al supermercato a fare spesa per fare una grigliata. Si è andato a fare la 20 km di distanza questo supermercato, si fa la spesa e tutto quanto, si arriva all'agriturismo, erano le 11, intanto è arrivato anche Marco e Riccardo, e abbiamo messo su questa griglia, era mezzanotte. Mezzanotte, sai, una birra tira l'altra, ma che si fa, che non si fa, e si tira fuori l'idea, proviamo a fare una scuderia. Così è nata per gioco, è nata per gioco e diciamo che il giorno dopo ci ha sempre appassionato di più e diciamo che noi siamo stati i soci fondatori di questa scuderia, che poi si sta partendo ora, non siamo proprio non siamo partiti, diciamo, perché poi il virus ha già bloccato tutto, però dopo si è aggiunto, ma subito dopo si è aggiunto Mattia, e poi niente, diciamo che abbiamo creato un gruppo WhatsApp, e un nome tira l'altro, ma che nome si fa, che nome non si fa, e si parlava di cambi della Clio Gruppo A, e è nata fuori un 7 Speed. Questo 7 marce, 7 speed, anche se è detto male, però era la prima parola che ci era venuta in mente, è nato 7 speed racing. Niente, diciamo che da lì è nato il tutto, e poi si è aggregato Diego, Cristiano, che sono, diciamo, gli addetti stampa. E niente, il virus è già un po' bloccato, c'è un po' bloccato perché diciamo si era partiti bene e poi si fa le riunioni su Skype, però per ora non ci si può vedere, e diciamo è un po' la nostra storia, è nata un po' così davanti a una griglia. E Dimmi. Criburian ci scrive, poi sono arrivati quelli noiosi. Aspetta, che ti sento male. Mi senti ora? Sì. Ma dicevo, Criburian c'è scritto, poi sono arrivati quelli noiosi. No. Non è vero, guarda. Ti dirò, io con Cristiano l'ho contattato a novembre. L'ho contattato a novembre perché mi fece una domanda strana, ma sai, mi piacerebbe ricominciare, ripartire. E dopo io gli ho detto, guarda, noi si vuole creare questa scuderia. E gli ho detto, guarda che può venire anche te, No, ma sai, dopo mi piglia voglia. E poi dopo l'ho tirato dentro. E dopo... non è facile levarselo di torno ora. No, scherzo, Fa per i decri. E niente. Poi ci è arrivato un messaggio da Diego Raggiri 93. Ciao a tutti, devo essere sincero, non conoscevo Alessandro di persona. Poi ci siamo conosciuti e volevo ringraziarlo per quello che sta facendo e perché è una grandissima persona. Allora, saluto anche Diego perché è quello che in questo momento mi ha dato la forza anche di fare la diretta, perché io sono timido, queste cose mi vergogno, diciamo, mi vergogno un po'. Però invece sono ragazzi che tutto e per tutto mi danno una sicurezza. E io va bene, faccio il presidente, però quando c'è da fare delle scelte, io parlo con tutti loro. E diciamo che tutti insieme si riesce a trovare un accordo. E questo spero che ci renda diversi dagli altri, nel senso cerco di fare questa cosa tutti insieme proprio per creare gruppo. Una cosa che negli anni passati sono stato con molte squadre, però non c'è mai stata questa cosa, capito, vera e propria. E ti dirò,
Io personalmente sono contento delle mie ragazze che ho insieme. Da quello che scrivono sembra che tu ci stai riuscendo a creare il gruppo. Io ci provo. Come tutti i ragazzi che siamo qui, si lavora, abbiamo famiglia, il tempo è quello che è. Cerchiamo di trovarsi, noi ci si trova il giovedì per dirti, no? E si cerca anche un modo per, come ti voglio dire, non sfuggire dalla vita reale, ma un modo per essere amici, fare due chiacchiere e poi da cosa nasce cosa. Però è stato il mio intento dall'inizio, che un po' in Garfagnana manca questa cosa. Manca perché un po' per gelosia, un po' per non so come spiegartelo, però diciamo è mancata in questa zona questa cosa. Anche qualcuno che portasse avanti un progetto. E appunto, parlando di progetti, quali sono i vostri progetti futuri? Allora, diciamo che uno dei progetti che poi, diciamo, appena si riapre, siamo dietro a montare un 106N2. E poi, niente, abbiamo in progetto un secondo 106, però intanto piedi per terra e facciamone uno, poi si guarda quello che viene fuori. E poi il mio progetto, diciamo in assoluto, è riuscire a essere, diciamo, professionali nel nostro piccolo. Riuscire anche ad avvicinare gente, per dirti, si è avvicinato un ragazzo a noi, Gianluca, che saluto, che di rally zero, se non andava a fare le foto. Quindi io, il mio intento, il mio progetto è anche diciamo riuscire a riparare anche una macchina, piano piano, riuscire a fargli imparare anche le cose, capito? Questo sono un po' i nostri progetti a ora, e poi piano piano guardiamo quello che viene fuori. Tanto guardiamo di sortire a questo virus e poi si vede quello che viene fuori. Grazie a Gianluca che ho conosciuto questa pagina qui, che lui era mio compagno delle medie, ci teniamo a contatto anche ora per quello. Ah, guarda, è un ragazzo d'oro, perché ha una passione immensa. E diciamo che quello che ho visto nei ragazzi, che siamo noi tutti nella Seven Speed Racing, è la passione che ci unisce. Perché è facile magari entrare in una squadra perché proprio dici sì, va bene, entro per fare qualcosa, però magari non ho tanta passione, allora non riesce bene anche il discorso scuderia o il discorso di trovarsi. La passione è quello che secondo me manda avanti anche la scuderia. Accomuna tutte la passione. Sì. Allora c'è Mattia per te, è scritto: io faccio le grigliate che mi vengono bene, e sotto gatto 90 anch'io, Mattia. Allora, poi lo dico in diretta, quando poi abbiamo deciso che, cioè abbiamo deciso, quando ci ridanno il via che si può riuscire e ritrovarsi, la prima cosa fa è la grigliata. E quello è quello che ho sempre ripetuto su Skype quando si fa le dirette tra di noi. E poi diciamo che vogliamo fare l'inaugurazione dell'officina.
è, diciamo, la serie della 7 Speed Racing. Appena, diciamo, il mondo si riesce un attimino a uscire da questo virus. Gatto 90 sbornia, Mattia, per te con tanto prosecco. Quello è chiaro. E ora, diciamo che per rientrare dentro il sedile della macchina da corsa mi sono messa a dieta, quindi è 3 mesi che non tocco alcol, infatti non so come faccio. E penso che quando riparte tutto una bella sbornia ci vuole. Quali sono i sogni nel cassetto di Popo 7 Speed Racing? Allora, diciamo il sogno nel cassetto è intanto a riuscire nei nostri lavori, in più di tutti, i nostri sogni nel cassetto. E poi un giorno a diventare un lavoro. Sarebbe il nostro sogno principale farlo diventare un lavoro. È dura, ci vuole sacrificio, però ci si vuole riuscire. Ce la mettiamo tutta e niente, con la passione si spera. E soldi permettendo, Cosa pensa della realizzazione del ciò con meno? Allora, io sono fiducioso. Diciamo che 7 Speed Racing siamo pronti, abbiamo 2 macchine per già iscritte al ciocco. E io ho piena fiducia in Valerio, perché ho sentito anche le dirette l'altra sera e gli do molta fiducia, perché lo vedo molto anche lui molto fiducioso, e sempre virus permettendo, però giustamente, come ha detto, se può ripartire il campionato di calcio e sono 22 persone a contatto, perché 2 persone non possono stare in macchina a contatto? E in Italia che abbia il calcio, eh? E che in Italia che abbia il calcio e non i rally. Sì, no, però non è neanche quello, secondo me, è che sai, di là c'è più soldi. Però cioè, io sono fiducioso. Diciamo che da quando è partita la pandemia lì a marzo, che hanno chiuso tutto, piccoli sprazzi vedo un po' in giro che si possa tornare, non dico alla normalità, però ci si può provare. È che purtroppo c'è da viverci per un bel po' con questa cosa. Però con le dovute precauzioni, secondo me, si può svolgere il rally. È un mio parere, poi sai, bisogna vedere ai piani alti quello che dicono. Gatto 90 scrive: il problema è per il pubblico. Sì, però vai a fare la spesa, una mascherina ci vuole. Perché in prova speciale non porti una mascherina? È uguale. E poi la prova speciale è lunga, la distanza la puoi mantenere da uno all'altro. Non è un locale che non riesce a tenere 1,80 m di distanza. È sempre uno sport all'aperto. Secondo me, poi io... No, poi stando all'aria aperta hai ragione che te. Secondo me, io la vedo così, perché se non si riparte, qui non riparte niente. È come dire, quello che ha paura è andare sulla strada e ti può cascare un tegolo appena esci di casa, è uguale. Quindi bisogna provare a conviverci in questa cosa. Sì, come ha detto Conte, io sono a provare a convivere col virus ora. Per forza. Perché tanto il vaccino lo tirano fuori quando gli pare a loro, quindi non si sa quando verrà fuori. E quindi per forza.
Riburiani scrive: come federazione la C-Sport è la seconda per numero di tesserati e giro economico, quindi uno più uno deve fare due. Non ho capito, scusa. Criburiani scrive: come federazione la C-Sport è la seconda per numero di tesserati e giro economico, quindi uno più uno deve fare due. Quella ha ragione anche il Cri, però faranno le assistenze giustamente con gli ingressi limitati, come supermercati, farmacie, così. Però bisogna riprendere tutto, perché qui non è che ci ammazza il virus, ci ammazza l'economia. Deve riprendere alberghi, deve riprendere ristoranti, con le dovute precauzioni, però deve essere così. Per favore, io parlo anche perché la voglia di correre va bene, però è anche nella vita reale, ragazzi. È così. Come si va al lavoro con le mascherine, si andrà a vedere anche Aurelio con le mascherine. Punto. Capito. È fastidioso, vabbè. Uno ci convive. Ma è meglio all'aria aperta che una cosa chiusa. Sì, appunto. Ora se mi parli di una discoteca, ti dico sì, non c'è magari lo spazio per stare a 1,80 m, ma all'aria aperta poi è a posto. Faccio l'ultima domanda, se in caso non ce ne siano altre, consigli per chi vuole intraprendere questo sport. Allora, a parte il soldo, perché quello è la cosa principale, però la passione ne deve aver tanta, perché non è il guidare la macchina, diciamo. La passione del rally e quello che ti deve avvicinare a questo mondo è il pre-gara, il durante la gara e il dopo gara. Perché è facile, sì, va bene, corro, monto in macchina e guido. Lo può fare chi è coperto economicamente, ma se è un ragazzo come me che è partito da zero, perché io mi sono costruito quando ho sfatto la macchina da zero, il bello di questo sport è la preparazione della gara, la gara e il dopo gara. Diciamo che è questo quello che posso dire a un ragazzo che si avvicina in questo mondo qui ora, come Gianluca è venuto in officina e diciamo che lui, dalla passione che ha, non è il tanto di dire, vedi Gianluca, devi partire e guidare, no, ferma, c'è da fare un po' di gavetta anche, comincia a dire, partire da prepararsi una macchina, mettersela a posto, prepararsi i sedili, andare a correre e poi anche l'assistenza, perché il bello di questo sport è anche l'assistenza. È tutto qui, diciamo. Io è quello che posso riuscire a dire a un ragazzo, che il mondo, questo mondo qui è bello, però ci vogliono soldi. E quello senza soldi è grave. No, quello è uno sport costoso. Motori poi dalla A alla Z sono tutti costosi. Se non abbiamo altre domande, ti lascio andare. Oh, io vi ringrazio, scusate, sono emozionato tantissimo. No, vai tranquillo. E penso che ti aiuta questa cosa qui, se ci sarà occasione lo rifaccio volentieri. Magari mi sblocco un attimino, riesco a dire più cose. No, però io vi saluto e vi ringrazio. Grazie per aver partecipato. Alla prossima. Ciao. Ciao. Prima di chiudere, vorrei informarvi che domani abbiamo una live con Lorenzo Grani. Per chi vuole partecipare, venite. Se volete partecipare, io vi saluto. Alle
alle 14.30, se non sbaglio. Quindi se volete venire, passate. Ciao a tutti, grazie per aver visto la live.